Al Teatro Bolivare, il maestro Luca Signorini è protagonista del concerto Non solo Bach. Cos'è non solo Bach? Ho racchiuso tra due suite di Bach, le celeberrime suite di Bach eseguite ormai in tutto il mondo, in tutte le occasioni, dalle più solenni alle più tragiche. Queste suite sono state suonate dai più grandi violoncellisti del mondo. Ho racchiuso tra due suite alcuni brani per viola da gamba. La viola da gamba è l'antenato del violoncello, lo strumento che da popolarissimo qual era nel giro di poco tempo, improvvisamente, proprio nel momento in cui era al culmine della sua popolarità, scomparve e diede posto invece al violoncello che per tanti motivi di sonorità, di tessitura, eccetera, conquistò l'attenzione di tutti i compositori. Però per me è importante ricordare cosa c'era prima delle suite di Bach, e quindi gli autori che propongo sono coloro che hanno poi probabilmente anche ispirato Bach quando ha composto le sue suite. Concertista di prestigio internazionale, però anche formatore, docente negli istituti più importanti d'Italia. Cosa le ha dato l'esperienza di professore, appunto?
Ma insegnare fa parte del nostro lavoro. Io vedevo il mio maestro quando tornava dalle tournée, che gli davano tanta soddisfazione. Il mio maestro è stato uno dei fondatori di un gruppo molto importante che si chiamava I Musici. All'epoca giravano il mondo, eseguivano le musiche di Vivaldi soprattutto, ma poi veniva in conservatorio a Santa Cecilia e ci faceva lezione. A volte un po' trafelato, ma la faceva sempre con grande passione. È un rapporto umano importante, insomma, crescere dei ragazzi da quando sono piccoli fino al diploma è una cosa che ti fa sentire padre in qualche maniera, insomma. Dopo questo concerto al Teatro Bolivar, dove sarà? Quali sono i suoi prossimi progetti in agenda? Ma io sono sempre, diciamo, impegnato con il Teatro di San Carlo. Ultimamente abbiamo suonato anche in quartetto perché si è costituito questo quartetto del Teatro di San Carlo, quartetto d'archi, e abbiamo in programma un concerto a Ravello e poi dei concerti in duo con un altro violoncellista, Leonardo Massa. Abbiamo messo su un duo di violoncelli un po' particolare, speriamo che riscuota, insomma, l'interesse del pubblico. Al Teatro Bolivar arriva Luca Signorini. Come è arrivato qui un concertista di prestigio internazionale? Come è nata questa collaborazione? Sì, è sicuramente un grande evento per il Teatro Bolivar. Il maestro Signorini è un concertista di fama internazionale, anche docente in vari conservatori d'Italia, oltre che attualmente primo violoncello del Teatro San Carlo di Napoli. Quindi è sicuramente uno dei più importanti violoncellisti italiani del momento, che farà un programma molto particolare, perché si alternerà col violoncello e con la viola da gamba, che è l'antenato del violoncello. Un programma molto raffinato con Bach e autori precedenti a Bach, come lui stesso poi ha potuto prima dire nell'intervista. E diciamo, il Bolivar sta continuando quindi in questa direttiva con la musica classica. Dopo la stagione sinfonica, che ho concluso, la mia stagione sinfonica con la mia orchestra, che abbiamo da poco concluso, e con gli eventi adiacenti, cioè con il maestro Libetta, il pianista che ha fatto un recital, con altre iniziative in cantiere. E quindi il concerto di questa sera è sicuramente un evento particolare perché recital di violoncello solo non si ascoltano tutti i giorni, quindi è soprattutto una cosa molto particolare, sia come scelta del repertorio che come tipo di concerto, quindi sicuramente un evento da non perdere. La musica sinfonica continuerà ad essere protagonista qui al Bolivar? Qualche anticipazione possibile? Sì, abbiamo dei progetti, ci auguriamo vivamente di poter proseguire con la seconda stagione sinfonica da ottobre, circa da ottobre-novembre, con una serie di concerti sinfonici e con altri eventi legati alla musica classica, sia da camera che orchestrale.